Bella a tutti ragazzi e buon salve disperati. Smizio Barattolo qua con voi per il primo video, su Call of Duty Black Ops 2, che non lo so pronunciare, su zombie. E siamo su zombie. Green run, sopravvivenza. Fantastico, siamo i Men in Black. Io sono quello nero. No. Sì. Sei no. Io sono Will Smith. Mi spiace dirtelo. Io sono Will Smith. Sei anche tu bianco. No, io sono Will Smith. Ok, io sono quello tedesco. E poi sono anche io robot, quindi posso... No, io robot non volava, scusami. No, Enco. E volo, guarda che volo, Sì, queste... Ma aspetta, era Pogba o sbaglio? Era Pogba. No, comunque, come... No, era Samoa, comunque, quello lì. Era Samoa? Vabbè, no, non so. No, aspetta che controllo la scatola. È su. La scatola, vabbè, uguale. Comunque, come potete vedere, siamo in due sulla stessa console. Sì, quindi schermo condiviso, esatto. Schermo condiviso, perché Barattolo non ha i soldi per comprarsi la PS3. Sì, però anche tu. E per avere una connessione decente, soprattutto. Allora, a parte la PS3 che non ho, ma il mio problema più grosso è la connessione decente. E poi scusami, in un video dici che sono ricco, in un altro dici che non posso permettermela. Sei un po' contraddittorio. Ma sai che io sono coerente quanto un calzascarpe quadrato. Questa mi è piaciuta, che la riciclerò. Sappi che la riciclerò. E, comunque io sono sotto e sopra c'è Smilzo. Tu ti piace stare sotto? A me piace stare sotto, ma a me piace stare anche un po' davanti, un po' dietro, in mezzo. In mezzo. Per come già detto, per essere secondo un nostro amico strapone. Secondo un nostro amico, chi sta in mezzo gode di più. Esatto, ciao Teo. Ciao Teo. Che quando verrà qui sarà l'uomo fronte, ovvero il frontman. Il front, perché mamma ha, perché mia. Ha la fronte leggermente alta. Questa era davvero pessima con 2x. Ma noi siamo pessimi. Noi siamo pessimi e paximi. Dai, io apro il biliardo, apri l'MP5 tu. Apro l'MP5. Tra un paio di porta. Vado. Comunque lo scopo di zombie, se non lo sapete, è quello di cercare di resistere a più ondate possibili. La mappa qual è? Green run, detto prima, sopravvivenza. E siamo in facile perché sono scarso. Sì, esatto, se no moriamo. Già prima siamo morti tipo al terzo round, nel primo tentativo. Sì, ma di solito arriviamo al 18esimo. Che non ci crederete, ma di solito ci arriviamo. Solo che con la distrazione del dovere cercare di dire frasi di senso compiuto. Perché di solito quando giochiamo mugugniamo tipo... Sì, esatto. Ma poi c'è da dire che sono volato in terra io, sono morto. Come è sempre praticamente. Se volo in terra io sì, se voli in terra te moriamo. Abbiamo finito di giocare, sì. Quanto stiamo? 7-3 mi sa. Vabbè, prima era più equilibrata però. Anche tu te l'hai fatto apposta, prima a morire, perché ovvio. Così non era equilibrata. Esatto. E... dunque, questa qua è l'ultimo episodio, l'ultimo appuntamento della settimana. Per cui non so se l'ho già detto. No, mi sa di no. Per cui avete, vabbè, al massimo lo ripeto, che male non fa. Per cui ormai l'ordine dei video lo sapete. Il lunedì c'è il Match of the Week, che è quello che per noi è l'incontro più interessante della settimana, sì. Che siccome viene fatto prima, diventa automaticamente il pronostico. E quel buon tempone di Smilzo se lo gioca secco sulla schedina. Esatto. Quindi se vinciamo, grazie a me. Perfetto, se vinciamo soldi se li tiene lui, perché ovvio. È lui che gioca. Esatto. E piccola cosa, se ti fate una squadra, se ti fate uno dei due, ti fate lui, perché vince lui, cioè, nel senso, è scontata come è scontata cosa. Per cui sappiate già, quando inizio video diremo oggi Smilzo gioca con X e Barattolo con Y. Mettete mi piace, spegnete il video e commentate grande Smilzo bel gol, perché comunque almeno un gol ci sarà sicuro. E sarà tuo. Non è detto, dai. Sì, no, beh, magari uno per sbaglio lo metto 100% delle volte, sì. Poi il restante 0% magari fai gol tu. Ma mi sembra anche abbastanza troppo positiva e, come si dice, generosa come percentuale di risultato. Ma se la fai a uccidere uno zombie, saltano fuori come le piante. Sono zombie, ovvio. Beh, tutti sanno che gli zombie sono dei tuberi. Zombie versus plants. Quello è un gran bello. Sei te, fischia, ti stavo per coltellare. Solo perché sono nero, non è che devi prendermi per uno zombie. Come è quella bella battuta in Men in Black 3. Un nero a bordo di un'autovella non significa che l'ha rubata. Questa l'ho rubata. Però, per due. Hai aperto un po' di porte. Ho aperto l'MP5. Hai 1800 punti. Invece. Bravo, vado a prendere l'MP5. Grazie per il suggerimento. Basta che non ti prendi l'M14. No, tranquillo, ormai ho superato quella fase. Che dovete sapere che Barattolo le prime volte prendeva sempre l'M14. E il tirapugno. E il tirapugno. Che costa 6000, ma è micidiale. Sì, e intanto io mi facevo la Regan o l'Amr potenziati. Sì, ma anche perché tu c'hai più culo che anima. Dalla cassa tu tiri fuori o la Regan o l'Amr e io tiro fuori il lanciapatate. Ma sono tirato fuori il pompone adesso. Eh beh, sputaci sopra. Puh. Nuke. Fantastico. Intanto io costruisco
barriere. Siamo già all'ondata 3. Il video sta registrando. Speriamo, perché sennò è un sacco di lavoro buttato nel cesso. Optimus Prime. Comunque, il... ah già, aperta tonda, il video, visto che siamo sfigati e possiamo caricare video troppo lunghi, verrà sicuramente diviso in più parti. Esatto, dovrebbero essere tre parti, se non diciamo cazzate. Speriamo che siano solo tre parti, esatto. Onestamente, perché sennò diventa davvero una rottura di coglioni anche per voi che lo guardate, per quei quattro disperati che ci seguono. Sì, perché poi vedere Barattola giocare a COD non è la cosa più bella del mondo. Beh, esattamente come vedermi giocare a FIFA, esattamente come vedermi in costume in spiaggia. Penso che il ribrezzo sia per fortuna non ci ho ancora visto in costume in spiaggia, quindi mi sono salvato. Non mi vedrai mai in costume in spiaggia, perché non ne ho di costumi. Le ho bruciate. lui non ha costumi. Non ho costumi. Io non ho costumi. Se faccio il bagno, io lo faccio vestito. Mi tuffo in piscina vestito. Sì. E di notte. Ho fatto un collateral a distanza, across the map al pompone. Se invece faccio il bagno in lago barra mare, mi tuffo vestito con un carrello della spesa. Giusto. È vero. Chi non vorrebbe buttarsi con un carrello nella spesa nel lago, scusa? No, cioè in realtà io spingevo il carrello, non ero dentro. C'era un altro mio amico dentro il carrello. RPG! Vai in giro con l'RPG. No, lo lascio lì. Ho preso le munizioni? Che munizioni? Mi sono ritrovato la pistolina carica. No, io ho 17 di coso. Mi sono trovato la pistolina carica, così a caso. Fantastico, ti shotto dall'alto. Guardiamo le kill. Doppiato. Come doppiato di già? Fighe, 33-19. Ho lasciato anch'io. Aspettiamo che inizi. Apro qua intanto. Sì, apri lì. E tienila d'occhio comunque quella cosa lì prima che inizi. Sì, sto qua io. Nel frattempo, vi faccio vedere la mappa. Quanto è bella. Sì, ma la sanno tutti ormai. Sì, vabbè, ok. Sta scomparendo. Questo qui, se potete, prendetelo. Costa 6.000, ma davvero. No, non prendetelo. Di vari cagliani. C'è proprio gli spana. Fino all'ondata 10, poi dall'ondata 10. No, no, anche di più. Fa tipo fino alla 15. Fino alla 15, non mi ricordo male, con un colpo un morto. Sì, però devi andare in corpo a corpo e non è mai bello andare in corpo a corpo. Sì, no, più che altro è che finché sono gestibili, cioè pochi, ce la fai. Quando iniziano a diventare davvero metà di 1000. Tu vai a terra e tocca a me fare miracoli. Esatto. Ma come sempre, come in tutti i giochi alla fine. Sì, alla fine. In tutti i giochi che facciamo. Come è stato su Minecraft, come era la GTA, giocavo da solo, quindi non si può. No, su GTA avevi anche l'handicap di me che ti rompe le palle. Esatto. Come mi ha definito Cassandra, un corvo sulle spalle che sì. Ti rompe i coglioni. Esatto. Qualcosa di spettacolare. Ho fatto le palle, sta pistolina. Ma tu hai comprato qualcosa? No, Ho l'MP5. Ah, beh. Vabbè, adesso... Ma scusami un attimo, c'è ancora qualcosa da aprire? No, abbiamo aperto tutto. Ho aperto tutto io. Mamma mia, ti... Sì. Infatti ti ho doppiato, eh? Sì, vabbè, ho capito, ma se te sei in mezzo, hai avuto la fortuna di tirar fuori un'arma buona. Questa è un'arma buona, l'S12 è un'arma buona. Oh, per conto mio, è un'arma buona. Da quando? Da quando la usi tu, perché le armi che usi tu diventano armi buone. Quello è il problema adesso. Vediamo cosa tirano fuori. Eh beh, dai, un po' ti ho recuperato, il eh. Il fall, dai. Opa. Non è male. Beh, insomma. È ammissibile, dai, il fall. Ma lo lascia? Lascialo prendere. Ah, ok. Ho provato a potenziarlo un paio di volte, quindi. È no, accettabile, poi viene fuori con la COG. Opla. Una domanda, quando... No, quando potenzi col Shaka Punch. Con quell'affare lì. Io ho preso Juggernaut nel frattempo. I potenziamenti... Porco Dio, se questo corre. Munizioni. Aspetta. Veloce. Vai. Il potenziamento è sempre quello o potrebbe cambiare? No, è sempre quello che ti danno. Ok. Potenziano sempre allo stesso modo. Dopo vi faccio vedere se riesco la 1911 pistola iniziale potenziata, che è qualcosa di tergicristallo proprio. Cosa di tergicristallo? Questa mi piace. La ricicli? Sì, probabile. Mi sa che è finita questa ondata, ci salutiamo per il fine primo video. E ci becchiamo... zombie ovunque. E ci vediamo tra una settimana. Sì, praticamente sì. Che per noi è tra 2 secondi, perché è finita l'ondata, pausiamo, salutiamo. Sì, dobbiamo finirla prima però, quindi inizia a rushare un po'. Un signore, ho sbagliato. Face.
Vediamo di finirla più rapidamente possibile sta ondata. Ci sto provando, ci sto provando. C'è tutto il mio impegno. Sono tutti qua da me, quello l'ho fatto. Se invece non ci interrompiamo il video a caso, è perché vuol dire che non ce l'abbiamo fatta. Stavo fatta. Per far partire la testa. Per fortuna non c'è fuoco amico. Grazie a Dio. Però c'è il fuoco, cioè se tu tiri granate. Le 5-7 di la verità non sono malaccio, tutto sommato. Le prime ondate, poi appena iniziano a uscire quelli un po' più grossi è finita. Guarda, pam pam pam. Lui fa lo sniper col fall. Guarda, non so se sono finiti, ma ci sono per forza per problemi di tempo. Dobbiamo salutarci qua. Sì, dobbiamo salutarci qua, per cui io metto in pausa. Ciao a tutti ragazzi. E ho messo in pausa.